La Dinamo di Berlino, pareggiando 2-2 sul campo del Servette a Ginevra, si qualifica dopo aver vinto l'incontro d'andata per 2-1. Ha un po' di fortuna nella prima rete, che è realizzata al 33esimo del primo tempo sul calcio di punizione da Brillat. Adesso vedremo come. Ecco un tiro deviato che inganna il portiere del Servette. Da altra angolazione, lo vedremo tra poco, sarà ancora più possibile, più facilmente possibile, riscontrare quanto sia influente questa deviazione del tutto casuale del difensore che si è portato avanti. Adesso il difensore che toccherà Brillat è sul limite dell'area di rigore. Vedete che il tiro è indirizzato verso l'angolo sinistro della porta del Servette, tocca in pieno il petto di Brillat e la palla cambia totalmente direzione. Disperato annaspa il portiere ma non riesce a raggiungere il pallone. 1-0 e la sorte dell'incontro è in pratica già segnata. Ancora un calcio piazzato al 36esimo della ripresa, da addirittura il 2-0 ad opera di Terleschi per la Dinamo di Berlino. Il Servette si batte bene ed riesce addirittura a pareggiare, a salvare almeno platonicamente il risultato. Il primo gol viene con un colpo di testa di Amberg, favorito peraltro forse da un tuffo in ritardo del portiere tedesco. Il pareggio addirittura al 45esimo, all'ultimo minuto, ad opera di Barberis, nell'azione che vedremo più avanti. Quello che vediamo è l'olandese Amberg, autore del gol del Servette, centravanti dotato anche lui di buone qualità atletiche, molto abile nei colpi di testa, come vediamo ancora questa volta. Bella la deviazione, forse intuibile, il portiere comunque non riesce a raggiungere la palla, che peraltro è abbastanza angolata. Si diceva, proprio all'ultimo minuto Barberis riesce a realizzare un 2-2 che lascia comunque l'amaro in bocca al Servette, eliminato per aver perso 2-1 l'incontro d'andata. La manovra è lunga ed insistita, c'è proprio un pressing totale. D'altra parte la Dinamo di Berlino non ha nessuna intenzione e nessuna necessità di spingere a fondo. Vedete l'azione con una serie di rimpalli e poi lo stacco sulla panchina che ci priva di una fase di gioco. Quando si ritorna, ecco che la palla va al centro dell'area, tocca appena di testa a Barberis, 2-2, Servette eliminato, Dinamo di